Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo sempre da Gianni Modellismo, ma oggi diamo una mano a Enzo, del proprietario della pista Martens Club di Manzana, che organizza queste gare di short course 4WD, 2WD e rally. Infatti già stanno provando la pista, io mi cimenterò nella guida di codesto bestione camouflage. Giusto, ho fatto giusto qualche giro, ma per capire come funziona, quindi oggi aspettative zero, giusto divertimento. Là in fondo ci sono due salti e niente, adesso aspettiamo un attimo che si alzano leggermente le temperature, visto che questa mattina segnava 3 gradi. Il freddo è tanto tangibile. Prima qualifica andata, ragazzi, sesta posizione, non ci lamentiamo, visto che comunque era la batteria A, quindi tra i più forti, non avendo mai provato, ci può stare. Adesso andiamo con la seconda qualifica e vediamo come ci posizioniamo. Siamo allo stato di crisi, subito 24 e 5, corsini 25 e 1, Avesiani 27 e 9, Gennari 25 e 0, Brustrangelo 25 e 0, Basile 25 e 5, corsini 25 e 1, secondo battaglia della Firenze 24 e 4. Allora ragazzi, alla fine delle tre qualifiche ci troviamo in sesta posizione del main event, quindi finale A dei short course 4WD. Partiamo sesti, che per essere la prima volta e non avendo praticamente mai girato è un'ottima posizione di partenza. Quindi adesso ci aspetteranno le tre finali da 10 minuti e vedremo come andranno, speriamo di guadagnare qualche posizione durante la gara, quindi ci vediamo tra poco in gara ragazzi. E poi non sbagliate qui alla 2 alla 3. Allora, meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh no! Errore di Gennari, è arrivato un filo lungo alla staccata, mi ha dato sbagliare i primi giri perché si perdono molte posizioni. Comunque la gara è lunga, prende il passo via. Ecco le cresce, adesso c'è Valerio, attenzione macchina nera che già stanno arrivando i primi due. Le cresce la verde e sì, e la Fabrizio è bravissimo, sordidissimo. Allora di Fabrizio che prende la prima posizione. Attenzione, ricordo sempre i consumi che la gara è lunga, per cui cercate anche di gestire. C'è il pericolo di rimanere a piedi. Valerio che cresce a 1 secondo e 4. Gara 1 appena finita, terzo ragazzi, partito sesto, terzo del main event finale A.
non potevo chiedere di meglio. Adesso ci aspettano altre due finali, quindi speriamo di riconfermare la posizione o di migliorarla. E a questo punto, ragazzi, l'aspettativa è il podio. Ci si prova, vediamo come andranno le altre due finali. Dietro c'è il bandite a un secondo. Oh oh, cambia vertice, decresce. Valerio, seconda posizione a 3 secondi e 0. Poi segue Brustrangelo, 23, ha tirato il 23,9. Quarto Gennari, perché è liberato di Basile. Attenzione Corsini, è il quarto che si sta doppiando, ok. Tanto i finalisti qui della Rally si possono preparare, ripeto, i finalisti qui della Rally si possono preparare. Qui siamo a metà gara, per cui tra 5 minuti dovete ripartire. Allora, il stacco, attenzione Corsini, bravo. Un secondo e tre tra Valerio e De Cresce. Attenzione le macchine, la verde mostra di attenzione Gennari, stanno arrivando i primi due. Quando vi arriva a tiro, lascia strada. Chiedo se la bucchia è bianca di Fabrizio Valerio. Ecco il suo dritto, la staccata del crono. Vediamo il distacco. 7 decimi. Guadagniamo 7 decimi da Fabrizio. Se si è riportato sopra in schiena si cresce. È tutto aperto. Contrario la terza posizione a 11 giri. Cioè, 11 secondi. Fine di gara 2 ragazzi, quarta posizione, e quindi adesso l'ultima gara deciderà la classifica finale. Speriamo bene. Questa, nella seconda gara ho fatto un errorino, quindi uno o due errorini, quindi speriamo di andare bene all'ultima. 5, 4, 5 temperatura bassa, per cui la dosista frustrangelo nel caso della testa, una scusata di Fabrizio ha innescato un mezzo parabrisa. Allora, frustrangelo, Fabrizio si cresce. Andiamo a partire, Gennari, Cortini, non abbiamo visto che bene, quindi tutti i grandi finali, ricordate. Allora, Brustrangelo con la nuova minacciosa di Cresce. Sesto Basile, quarto Valerio, il giro record di Basile 25-1. Vengono iniziati a preoccupare con Basile.
dell'inizio, ma prometto un errore. Favorito frustrandolo con questa luce scarsa, con la sua carrozza arancione fluorescente, seguito dalla Monster di Degrisce, distacca da 6 metri, vediamo alla fine di questo giro. 8 decimi, 1 secondo e 6 su Valerio, 3 secondi su Basile, 4 su Gennari, poi Costini e Tedeschi. Questo giro era l'ultimo girato. Vediamo il prossimo giro, sempre. Vediamo Frustrangelo alias Mastrangelo Valerio. Scopriamo l'identità. Pilotone Marsex. Allora, cambio per la terza e quarta posizione, Valerio recupera con un tempo di 23.6, che ha la meglio anche su Basile, scatenato Fabrizio Valerio con la Lodi bianca e cuffia, decresce in difficoltà con la carrozzeria scura, verde e nera, in difficoltà proprio risulta in termini, ma sono passati i primi 3 minuti, comunque sono tutti in fila. Frustrangelo Valerio Ricresce, in quarta posizione Basile, e Gennaio alla prima gara in assoluto prende la quinta posizione. Classifica al nono giro, sempre con un trangolo con 9 decimi di vantaggio su Fabrizio Valerio. Valerio in assurdo, Fabrizio Valerio molto in assurdo, buonissimo nella guida. Paraultimo con la Rocci di Valerio, che però non ne ha approfittato, con la stessa persona decresce in agguato in terza posizione. Ragazzi, chiudo quarto assoluto a soli 2 punti dal terzo, quindi direi prestazione più che ottima per me, visto che comunque la prima gara siamo contenti così. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io come sempre spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!